Senza perdere altro tempo ci facevano l'appello e ci distribuivano da mangiare. Un mestolo di surrogato di caffè e una fetta di pane nero. Era tutto disgustoso, ma bevevo e mangiavo, gustando ogni boccata, come se fosse l'ultima. Anzi, stavo molto attento a non farmi cadere il pane, perché quando mi era successo, un prigioniero lo aveva raccolto prima di me per tenerselo. Eravamo a centinaia e centinaia di uomini inermi e silenziosi. Spesso, mentre aspettavamo l'ordine di partire, folate di vento gelido attraversavano il campo avvolgendoci in una stretta mortale. Vedevano allora i più deboli stramazzare al suolo, sulla neve, senza fare rumore e senza un alito di voce. Avvicinarsi era troppo pericoloso e, nostro malgrado, dovevamo far finta di niente.